un giorno. Ma la domanda è lui o non è lui? Certo che è lui. Ah, l'ho schiso. Guarda come ha schisato oggi. Ore 10:30 partita. Ma guardate già i gufi come gufano. Tiè. Comunque sono veramente belli, guarda. Fa mamma mia. Tantissimi in casa. Guarda, ho la faccia veramente dei gufi. Questi sono tutti dipinti a mano. Questo sembra un Barbagianni. Che top. Questi li fa tutti mia madre, dipinti a mano. Guardate che belli. Anche i paesini. Questi qua ci attacca tutti i sassolini. A me piacciono da morire. Bellissimi. Fa! Oh, sempre educato l'amico mio, eh? Oh no! Ma buongiorno! Oh, che bello, parti, cioè la mattina, za, ti fa za. Eccola, sei contento domani andiamo al mare? Tanto, grazie Federico, grazie. Dai un bacetto. Guarda quanto sei bello, madonna, che zucchero, che senti di qui, senti di qui, Come ci si sente a 93 anni martedì mattina alle 9:30? Come un coglione. Oh, però sei contento, dammi un bacetto. Ci credo. Oh, vè, quanto sei bellino. Domani, pensa, andiamo via, stiamo insieme, che bello, eh? Sì, sì. Buongiorno, ragazzino. Io sono Raff Faustino. Io. Vai, un'altra volta. Io. Un'altra volta. Ma dov'è fanculo? No, Trapp Faustino. Madonna santa, ma che è? Re Leone, che bomba! Guardate quanto è teso il mister. Sei teso mister? È bel po', stamattina è dura. Lo so mister. Che scommettiamo? Eh? La macchina. Se perde il mister viene a fare un giro sulla 500. No, gioca proprio la macchina. A tutta la macchina? Va bene, tutta la macchina. Vabbè. Guarda che l'ha potata la giardiniera. Me l'ha potata, no? Sì. No, me l'ha potata, ella. No. Ma si passa della potata. Essa la pari. No, ti dico un gioco, guarda. Dai, anch'io, dai. Omi. Vai. Gioco così, mister. Con sta pettinatura, come la tua. Va bene, Omi? E purtroppo. Tu che è successo? È successo quello che è l'inevitabile, che è perso. L'avevo preparato anche in cappottino le cashmere. È caldo. È scampata il 6-1. Vabbè, via, è perso la macchina, in fondo che è. In fondo che è, sì, manca anche la mia. Ho perso. Mannaggia, l'amico. Questa non ci voleva, mi ha rovinato la giornata. Codrilli, venite con me, vi fa vedere una cosa. Guardate questa settimana che vincite subito. Un iMac 27 pollici 4,07€, 112 puntate. Un iPhone a 31,19€, 70 puntate. Bidu ha anche creato una nuova sezione, vi ci porto subito. La sezione Mega Box, guardate, tanti prodotti luxury e Apple insieme, pronti per essere vinti. Forza ragazzi, puntate. Mentre io provo a puntare, vi lascio 10 puntate gratuite. Basta fare swipe up e iscriversi a Bidu. Vincere è semplice. Fate swipe. Mamma! Lo si capeva io mi canto. Fa! Non risponde? Fa! Come la lingua chiama fa? Ma che fa? Fa! Ti ha tollante il culo! Wow! Oh no. Che hai detto? Che hai detto? Ti ha tollante il culo! No, vabbè, così no. Tramutiamo? Ah, mannaggia! Ma è possibile che tu vada a venire a rompi coglione quando sto a fare il lavoro che non,
Ma vieni a attrezzare, come fai a cascare la cucina? Ma ti trema il braccio. Ma trema l'uccello también. No. Sì, sì. E come fa? Fammi vedere una bella sorca. Come fa? Ma cammina, va via, fammi cavare il vino. Ma la sorca come però? Dimmi la verità, no, dimmi solo questo, poi va via. La sorca come? Guarda, ti vieni da ridere. La sorca come? Come? Come la vuole tu? Col pelo. Quanto? Un bel po', più ce n'è meglio. Perché tu che fai? Che fai tu? Che fa? Lo scanso. Ah beh, bravo, a posto. No, volevo sapere solo questo. Va via, giuro. Fa la maglia che fa, sta bene. Abbiamo l'autista. Ecco. Guardate, guida dentro il cofano praticamente, lo sterzo sta dentro i cilindri guida proprio. Più avanti, dai, non sbagliare. Dove guido sdraiato? Certo. Al 99.9% quando c'è un incidente di qua sulla corsia opposta, la gente per farsi i cazzi degli altri fa la fila anche di qua. Io boh. Tipo la mia sorella che non si fa i cazzi suoi, ma va avanti. Ma c'ho le macchine davanti. Vedi, è scientificamente provato. Anche tu ci guardi. Ma io non guido. Da un po' che non vi parlo di loro, ma hanno creato un software ad hoc che rende tutto automatizzato. Per saperne di più, vi lascio lo swipe. Fate così e non ve ne pentirete. Sento. Ecco. Com'è? Sono bene sti capelli, Ho fatto un taglio nuovo. Sì, taglionetto. Ho fatto un taglio nuovo, alla moda. Taglionetto. Fresco. Adesso ho finito. Ma tu vuoi fa credere che sei un giocatore di padel, ma nessuno ci crede. Lo so, sono scazzo, ma che devo fare? Ho iniziato da poco. Uno deve anche sapere i propri limiti. Intanto, infatti, non se ne sto a curare adesso. Più forte del mister? Ma chi è? Chi è? Chi è? Team coccodrillo, chi è? Com'è? Suona un po' il clutch, suona sto clutch. Com'è? Suona o no? Sei carico? Grazie. Ma lei monterà questo subwoofer? Sei contento? Quanto sei contento? Dopo come fa la macchina? Come fa? Bu. Grande. Domani sera che succede? Che c'è il subwoofer? Mi togli lo schermo, ma se va? Andrea. Grande! Vai con l'anello. Bravo. L'anello, Dio, mai. In campo. Guardate chi c'è. Mister, però te devi muovere però, È vero. Ascolta il mister. Vai. Guarda se è bucata. Bravo! La Mariana. Come si fa la Mariana? Come? Ho sudato, Anna. Abbraccio. Che pensi di Mariano? È un bravo frego, che gli vuoi dire? Ma tu l'hai visto il video quando ha fatto finta la sedia? Ho fatto lo scherzo telefonico, c'era. Ciao, ciao. Oh no! Vaffanculo, va! Ma vaffanculo che? Come? È fallito? No, fai urlo! Non sei contento di vedermi il tuo nipote? Sì, sono contento! Quanto? Fammelo vedere, quanto? Fammi vedere. Un pasto coglione. No, sempre quelli, nonna Maria, Io veramente. Guarda, ti voglio fare il regalo. Non è già la mano. Ma è il regalino. È il regalo. E beh, che è il regalino. Chiappelo. Mi ha fatto il regalino. Chi è questo bel pennellino? Ma te di coglione! Fammi te fare un pennello! Ma l'erba quel pennello! Ma l'ho fatti così apposta i capelli per fatti un bel pennello, perché tu sei contento quando ti fai il pennello, tutto il pennellino per bene, poi fatti i capelli così, tu fai tutto il pennello tranquillamente, tu invece mi stavi a dire che non lo volevi fare il pennello, ma io ti volevo fare il pannello, perché il pennello comunque è importante nella questione dei capelli, che tu gli fai così. Vattene! Fammi fare il pennellino! Ah, che seppia! Il pennellino! Me ne vuoi? No, le minacce no. Com'è? Buonanotte. Buonanotte a tutti e andate a fanculo. Ma è un bel posto? È un posto bellissimo. A posto. Ci vanno sempre, tutte le mattine.
Infatti è un bel posto. È un bacetto. Buonanotte, ci vediamo domani mattina. Bello, bello, senti che bello, bello il pelino. Battene con sti giucce entro la faccia.